Mario Ciufo, dirigente accompagnatore, l'abbiamo visto lì in panchina, ma non c'è da soffrire oggi. Ma ogni partita ha una storia a sé, come giustamente diceva anche il mister. Ogni partita ha una storia a sé, noi siamo lì per dare la forza ai ragazzi per il campionato, vogliamo che innanzitutto si divertano. E poi i barali dell'educazione, la prima cosa, e rispetto delle regole che sono fondamentali per andare avanti nella vita. Parlando con Mr. Ciufo abbiamo un po' capito che questa è una grande famiglia, perché tutti i ragazzi vengono trattati allo stesso modo e c'è il concetto di famiglia, proprio di stare insieme e di divertirsi insieme. È un concetto che alla fine nel calcio paga. Allora, noi partiamo da questo concetto che tutti sono utili e sono indispensabili. E abbiamo creato un bel gruppo, sono dei ragazzi che si vogliono bene uno con l'altro, e la cosa che vogliamo di più da loro è il rispetto, la prima cosa è il rispetto sia dell'avversario e anche tra loro. Noi abbiamo ragazzi che vengono anche da fuori, non solo dal nostro comune di Minturno, e si sono integrati benissimo con noi, e penso che l'avete visto anche voi oggi in campo, si sono dati la mano uno con l'altro e si vogliono un bene del mondo. Prossimo turno bisogna riconfermare questo 5-0 e bisogna ancora continuare con questa marcia in classifica. Il prossimo turno ci vede con la capolista, speriamo bene. Noi certamente ci è rimasto un po' la mano in bocca con la partita con il Foggia qua, che allora hanno pareggiato al 93esimo. Quei due punti stavamo lì. Noi speriamo di prenderci 3 punti a Foggia domenica prossima. E allora appuntamento al campo delle Nauli. Auguri a tutti, penso che i ragazzi ce la metteranno tutta. Noi ci mettiamo nel nostro impegno nella parte dirigenziale e speriamo bene per il futuro.